dai. Va bene, torniamo a noi. Vi stavamo presentando un personaggio prestigioso del mondo dello sport, ve lo dico subito, chi è il pluricampione del mondo di motociclismo, Paolo Loppi, che malgrado sia giovanissimo è comunque già conosciuto come l'uomo più veloce del mondo. Facciamolo entrare, Paolo Loppi. Ciao. Benvenuto Paolo. Ciao, benvenuto, ciao. Benvenuto. Benvenuto, bene. Bene, a questo punto... E quindi... Ecco. Elena, telare, telare Elena, telare, telare. Verso la camera. No, verso la camera, dall'altra parte, via, 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 grazie. Allora, eccoci Paolo, qui. Paolo, noi qui. Ti diamo del tu, vista la tua giovane età. 26 quanti anni, ho 26. 26 anni. 26 anni. Sì. Senti, e quante gare... 68 primi posti, eh? Sì, incredibile perché nemmeno mi hai fatto fare io domanda. Sono abituato a correre, vado veloce, sono abituato a correre, capito? Vado veloce. Senti, e scusa, ma... 15 secondi posti, solo 15, sì. Sì. E invece... Mai, ritiri mai, non mi sono mai ritirato perché insomma sono andato sempre bene, sono campione. Senti, io volevo chiederti a che età... Guarda, a 15 anni, ho cominciato a 15 anni, mio padre mi ha trasmesso questa passione, quindi... Sì, Paolo, abbiamo capito che corri, però non siamo neanche riusciti a farti la domanda. Senti, il percorso più difficile credo che sia quello di Imola, credo proprio sia quello, sì. Io non ho neanche pensato veramente a questa domanda. No, ma l'ha pensata lui però. Si è pensato a questa domanda? Sì, ho pensato... Ma che pensi? Non pensi mai adesso di pensare, fare domande. Ci avevo pensato che devo fare. Ho capito. Ora te la faccio io una domanda di motociclismo bella. Allora, la pasta al ragù. Volevi fare il trabocchetto, eh? Maremma Toyota, guarda te, sei furbo, eh? Greg, non gli vai a chiedere qual è il piatto preferito? A parte non gliel'ho chiesto, poi è una coincidenza, si è buttato, dai. Si è buttato, dai, un campione chiede qual è il piatto preferito. Senti, invece con la nuova motocicletta, guarda, è fantastica. Poi abito poco fuori Milano, non sono fidanzato e così ti ho doppiato 3 volte. Che ti devo dire? Bravo, complimenti. Grazie. Cioè, a questo punto... Che dire? Ma che ci faccio con questo, scusa? Aspetta. Sì! Prego. Grazie, grazie. Buongiorno Samantha! Samantha? Che hai pensato Samantha tu, Greg? No, vabbè, che ragazzi, avevo già cominciato a rispondere alla prima domanda della prossima intervista, ce l'ho fra 10 minuti allo studio 3, Samantha Show. Scusate. Vabbè, a questo punto che dire? Io l'unica cosa che voglio dire è che siamo stati onorati veramente di aver avuto un grande campione qui ospite a bla bla bla, a cui chiederei un'ultimissima cosa, un'ultimissima. Senti, secondo te... Ma Greg, ma hai visto che ha fatto... Vabbè, niente, che vi devo dire? A questo punto sentiamo Bruce Willis, non lo so.